Ritorno amaro al Mariani Pavone per il Pineto, che dopo 56 giorni torna a giocare tra le mura amiche, ma si deve arrendere ad un vivace ed organizzato Tolentino che vince 2-1 e dedica la vittoria a Ettore Padovani, assente a causa del grave lutto che ha colpito la sua famiglia. I cremisi si mostrano subito più costruttivi e fin dai primi minuti fanno quello che dovrebbe fare il Pineto, ovvero fare la gara costruendo dal basso. Al quinto la prima vera occasione con Minella che appoggia all'indietro per Pagliari, ma la sfera termina alta. I locali si affidano ai cross di Della Quercia. Al quindicesimo il difensore prova a mettere in apprensione il giovane Governali che fa sua la sfera in presa alta. Al ventiduesimo invece crossa in area dove Tamboriello non ci arriva per una questione di centimetri. Un minuto più tardi però il Tolentino segna il gol del meritato 1-0 con un gran sinistro al volo di Santiago Minella che raccoglie un rimpallo e infila Mejri. Una rete che premia la maggiore intraprendenza di un Tolentino che al 27esimo potrebbe anche raddoppiare quando Ruggeri serve Cicconetti che in diagonale lambisce il palo con Mejri che si salva con la punta delle dita. La risposta dei biancazzurri arriva al minuto 37 quando Bugaro direttamente da calcio d'angolo sorprende Governali con la complicità della leggera deviazione di Pagliari. Il primo tempo termina così 1-1. In avvio di ripresa è ancora il Tolentino ad essere più vivace e gli ospiti centrano subito la rete del nuovo vantaggio. Al secondo minuto su calcio d'angolo Cicconetti trova il tapin vincente con l'evidente complicità di Mejri che non trattiene la sfera. Tutto da rifare dunque per il Pineto. Secondo tempo in salita con Pomante che corre ai ripari e al quarto minuto sacrifica Bugaro per inserire Romano. Due minuti dopo l'ex di giornata Minnozzi serve Baldinini ma il colpo di testa è preda di Governali. Quindi Pomante modifica tutto il reparto offensivo inserendo prima l'argentino Cernaz per Baldinini e poi Mbuba per un opaco Minnozzi. Mosconi risponde con Salvatelli per Cicconetti e Strano per Pagliari ma la ripresa non regala grandi emozioni. Con il Tolentino che controlla e il Pineto che non riesce a pungere. Solo nel finale, in pieno recupero, al 48esimo, Esposito in becca Bertolo, ma il colpo di testa è impreciso. Un minuto più tardi, invece, la veloce ripartenza di Mbuba non dà i frutti sperati. Il Tolentino si conferma così bestia nera per il Pineto, portando meritatamente a casa l'intera posta in palio. Matura la prima sconfitta dell'era Pomante, chiamato ora a ricaricare subito i suoi in vista del derby pre-pasquale di giovedì a Giulianova. Non sapevamo che era una squadra molto aggressiva, che lavorava bene sulle seconde palle. E i primi 20 minuti del primo tempo ci ha messo in grosse difficoltà. Noi l'avevamo preparato tutta la settimana, ma forse non sono stato bravo io a caricare nel modo giusto la squadra, ne prendo la responsabilità perché è anche giusto così, perché l'ho caricata forse troppo e i ragazzi mentalmente sono arrivati un po' spenti, però poi sinceramente mi è piaciuta la reazione dopo l'1-0 loro, abbiamo creato, è normale una volta raggiunto il pareggio, sai, sul 2-1 loro, quei 10 minuti un po' ci hanno tagliato le gambe, però mi dispiace sinceramente per l'approccio sbagliato, perché sapevamo la forza del Tolentino, qual era l'atteggiamento del Tolentino. Ripeto, la colpa è mia perché forse ho caricato troppo la squadra e in questo momento devo essere bravo a lasciare più liberi mentalmente. Dispiace perché venivamo da un'ottima prestazione a Recanati. È vero che potevamo fare di più, però ci dobbiamo rimboccare le maniche, la fortuna è che giovedì giochiamo subito col Giulianova, abbiamo un derby molto importante e dobbiamo capire, io penso che in questo momento la classifica si deve guardare e se ragioniamo ad arrivare in alto facciamo l'errore più grosso che possiamo fare adesso. Adesso dobbiamo ragionare che stiamo sotto e dobbiamo giocare una squadra che sta sotto e deve fare, tra virgolette, la guerra ogni partita. Se giochiamo, se ogni pensiamo di vincere la partita sempre con superficialità o tic e toc, questo non è il campionato per questo atteggiamento. Sì, penso che terminare il primo tempo 1-1 è stata una grande ingiustizia, ci siamo fatti i gol da soli. Dopo esiste una giustizia divina che ce l'hanno riconsegnato, però penso che è stata una partita dominata, una partita fatta bene dall'inizio fino al 95, abbiamo rischiato un attimino sulla parte finale, quando sono messi con due punti, però penso che nel combo dell'occasione, come la squadra ha approcciato questa partita, anche perché noi andiamo alla ricerca di una partita importante, di una vittoria pesante,
e l'abbiamo ottenuta. Penso che sia una vittoria meritata. Noi è normale, il Pineto sta un attimino in difficoltà per le vicende del Covid, noi invece stiamo bene fisicamente e secondo me il lato fisico ha fatto differenza.